volta oggi, cari amici, si ritorna sul Mega CD. Lo so, forse penserete, ma basta sto Mega CD. Lo so, è vero. Ma tenete presente che su questa console ci sono tanti di quei capolavori sottovalutati che non dovete assolutamente perdervi. Il titolo che vi voglio mostrare oggi è una sorta di misto tra i giochi hack and slash e i platform, però c'è un titolo molto buffo, Pop Full Mail. Visto che torniamo a parlare di giochi del Mega CD, voglio mostrarvi un titolo che purtroppo è stato rilasciato soltanto negli Stati Uniti e qui in Europa non è mai arrivato. Si tratta di Pop Full Mail Magical Fantasy Adventure. Se dobbiamo vedere la storia, da come ci viene raccontata dalla cutscene o dalle altre cutscene iniziali, in pratica siamo in un mondo fantastico in cui c'è il nostro protagonista, Pop Full Mail, che combatte continuamente contro dei Nutcracker nella foresta, che sono dei criminali, ovviamente. E quindi, scopo della nostra protagonista, cercare di fermare il solito cattivone di turno che ha invaso questo mondo fantastico. Storia semplice e ormai scontata. Ma vediamo invece da vicino il titolo in sé, e ovviamente si guarda per prima la grafica. Sul lato visivo non è niente male. Abbiamo le ambientazioni che sono ben realizzate, molto stile Jap Fantasy, e sono molto carine da guardare, dalla prima all'ultima. E anche i personaggi sono realizzati in stile molto Jap, è vero, e ognuno appare unico nel design. Anche le animazioni sono realizzate ottimamente. Insomma, possiamo dire che Pop Full Mail sul lato visivo è ancora oggi una bella gioia per gli occhi. Anche per l'audio possiamo dire che si sono dati molto da fare. Abbiamo effetti sonori che sono proprio da Mega Drive, ma del resto sono integrati bene all'interno di questo videogame. E abbiamo delle musiche di sottofondo non proprio estremamente adrenaliniche, ma molto orecchiabili, che vanno bene per un titolo così, e anche il doppiaggio in lingua inglese è stato fatto abbastanza bene e anche ben sincronizzato, uno di quelle poche volte in cui è successo. No matter. This is but a small crimp in my plan. Holy freaky creeps! I can't believe it! It is! It's Muttonhead! Invece, guardando la giocabilità, Pop Full Mail, cos'è? Da quello che sono riuscito a capire, è una sorta di gioco platform con elementi hack and slash. Il nostro scopo è guidare il nostro elfo femmina, Pop Full Mail, che deve uccidere gli avversari con le sue armi che troverà. L'arma iniziale che avremo è una spada, ma possiamo anche addirittura acquistarli dei nuovi potenziamenti o nuove armi a seconda dei soldi che troveremo, che possono essere anche dei boomerang o anche delle armi esplosive anche. Poi nel corso dell'avventura ci accompagneranno altri personaggi, che uno è Tat, che è una sorta di forma magica di Muttonhead. Poi anche Gove, una piccolissima creatura blu, di colore viola. Poi c'è Nutcracker, che è il primo cattivone che vedremo nel gioco, ovviamente, ma questo è uno dei malvagi. E Muttonhead, un altro cattivone. Insomma, il gioco si sviluppa essenzialmente in 2D a scorrimento orizzontale, con qualche elemento a scorrimento in verticale, e avremo anche elementi RPG. In pratica potremo anche addirittura interagire con i personaggi per cercare di avere delle informazioni o per avere qualcosa in cambio o anche salvare la nostra partita. Insomma, il gioco vi dico che si attesta su una buona longevità e ci impiegherete ore, anche addirittura giorni per finirlo.
Questo titolo esiste non soltanto per il Mega CD americano, ma anche per il Mega CD giapponese. In Europa non è mai arrivato. Ma se volete c'è anche per Super Nintendo giapponese, che è abbastanza raro. Poi esiste anche per NEC PC 8801 e per il NEC PC 9801, che sono le prime versioni del gioco. Vi consiglio di recuperarla, amici. Ok, but remember, you promised. Now then, Junior, where's Muttonhead? I don't know for sure, but I think he's probably in his hideout in the Wind Cave. I'll take you there, but I have to warn you, it's really quite dangerous. That's it, Male. The dreaded Wind Cave, one of the most dangerous places in the land, just crawling with monsters. Tad, I'm not afraid. It'll be a great test of my fighting skill. We must be very cautious, Male. Muttonhead is no ordinary magician. I know he's hiding in there. I can feel it. And when I find him, he's all mine.